siamo a Milano, poco fuori dal centro, tre fermate della metropolitana da qui e si arriva a Piazza Duomo, palazzi signorili, un centro commerciale, laggiù le scuole dell'infanzia, eppure in un contesto di questo genere, borghese si sarebbe detto in altri tempi, ci sono situazioni come queste, un palazzo abbandonato in pieno degrado, rifugio di disperati e senza tetto. Proviamo a entrare. Oltre la recinzione, una discarica, cielo aperto, macerie e immondizia. Incontriamo subito qualcuno. Come mai qua? Non c'è a casa, non c'è niente. Le altre persone che vivono qui chi sono? Li conosce? No, non conosce nessuno. Chi c'è? Chi ci abita qua? C'è marocchini, c'è tunisini. C'è anche italiani, sì. Assad ha 65 anni ed è un senza tetto egiziano, anche lui occupa quello che tutti qui nel quartiere hanno ribattezzato il Palazzo della Morte. Da qualche settimana vive qui con l'amico Mohamed. Ci guardiamo intorno, a giudicare dai letti di fortuna a ogni angolo, di notte, questa deve essere una camerata. Qui qualcuno ha acceso di recente un falò tutto attorno dei mattoni, persone che si sono sedute probabilmente per riscaldarsi. Se questo è il soggiorno collettivo, in questo angolo invece, e ce ne accorgiamo dagli odori, c'è la toilette ad uso comune. Saliamo ai piani superiori, dove sarebbero dovute sorgere decine di appartamenti se l'impresa proprietaria non fosse fallita. È davvero difficile immaginare come si possa vivere in mezzo a tanta immondizia, invece è proprio così. Guardate, lì c'è un cartone della pizza, delle uova fresche e, spostandoci di qualche passo, ecco lì, quattro siringhe. Questa sembra davvero la stanza della droga. Guardate questo tavolino, tantissime siringhe, copriaghi, fiale di varia natura e poi ecco qua, un fazzoletto macchiato di sangue. Sono un anno che sono qua io. Ci sono anche i topi di notte che li sentiamo, sono anche tossi rimendendo, gli altri malattie in corso. Da questo piano alto si comprende tutto il paradosso di un edificio come questo, un palazzo abbandonato al degrado in un contesto di residenze e abitazioni di un certo livello. In un quartiere come questo le case costano dai 4.000 ai 6.000 euro al metro quadrato. Qui c'è anche una scuola materna e ogni giorno i vigili chiudono la strada e scortano i bimbi che entrano ed escono. Qualcosa di disastroso, vergognoso. Cioè, come nessuno possa intervenire a uno scempio così, pericoloso per tutti. Anziani, donne, la sera passa, è tutto buio. Magari abbiamo dei taglierini in tasca, abbiamo dei piccoli mezzi per difenderci, insomma.